Ciao Dario, buongiorno. Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. È vero che ci fai ballare? Sì, vi faccio ballare, vediamo di ballare tutti, come si capisce bene dalla foto che c'è alle tue spalle. Oggi parliamo di Grease. Perché Grease? Perché oggi e stasera, nell'ambito di una rassegna che si chiama Cinema in Blue Jeans, ovviamente legata a Genova in Blue Jeans, a questa manifestazione, al Cinema Sivori. Viene proiettato appunto Grease, anzi viene proiettato due volte, una volta alle 18:45 e una volta alle 21:15. Quindi insomma l'occasione per rivedere questo film che forse non lo saprai, ma 2 anni fa è entrato nelle mire del Me Too, E come mai? nel mirino, questo Me Too che era nato giustamente come strumento di emancipazione femminile, che poi per un certo periodo è diventato uno strumento, secondo me, uno strumento di controllo del potere a cui nessuno importava niente dei fatti, perché chi era accusato aveva sempre torto in un modo o nell'altro. E partì tutto il giorno di Santo Stefano del 2020, quando il film venne proiettato sulla BBC, sul primo canale della BBC, e venne sommerso sui social da una valanga di critiche, definito un'opera irresponsabile, ignobile, misogina, che alternava omofobia e incitamenti allo stupro. Il perché, la finita dello scandalo, un verso di una delle canzoni del film Summer Nights, che poi ho scelto proprio come clip, che vedremo dopo, in cui i due protagonisti, Danny e Sandy, con i rispettivi amici, parlavano della storia d'amore che avevano vissuto durante l'estate. E i ragazzi a un certo punto chiedono a Danny: tell me more, did she put up a fight? Cioè, dimmi di più, lei ha lottato? E queste parole sono state interpretate come un possibile incitamento allo stupro. Ora, insomma, è una cosa veramente allucinante, una forma di tragicomica censura, tra l'altro retroattiva, che si applica al passato senza contestualizzare opere, personaggi, episodi, anche comportamenti. Insomma, il politicamente corretto in quel periodo lì veniva eletto a pensiero unico. Io poi, che ho una certa età e che ero cresciuto ai tempi del vietato vietare, insomma, adesso si arriva ad un. Don't dire, Si era Galeotto, arrivati, poi prestige. assolutamente a prestigio. Si era arrivati in quel periodo, poi forse le cose, poi fortunatamente le cose sono un po' cambiate, a vietare tutto quello che non rientrava nei canoni, peraltro molto ristretti, dell'ideologia, di quella che era l'ideologia corrente, insomma, intolleranti veri che parlavano la lingua della tolleranza, insomma, razzisti veri che parlavano la lingua dell'antirazzismo, insomma. Lasciate in pace Grease, che non è stato tra l'altro l'unico film a entrare in questa ottica perversa. Comunque, parlando del film, che è meglio, quando uscì nel 1979, sappiamo, fece epoca, contribuendo anche ad alimentare in maniera determinante il mito di John Travolta, che era nato l'anno prima con La febbre del sabato sera. Grease ci trasporta in un mondo tutto particolare, il mondo degli anni 50, la brillantina nei capelli per, come dire, domare il ciuffo banana, il giubbotto di pelle e lo sguardo truce, la James Dean per i maschietti, per le signorine la gonna a ruota lunga col patch, i calzini al posto delle calze di nylon, coda di cavallo, insomma, personaggi dalle facce acqua sapone che hanno fatto la fortuna di una vicenda che, se vogliamo, in sé è abbastanza banale, ma dal ritmo trascinante, soprattutto nelle parti musicali. E sullo sfondo ci sono i drive-in, ci sono le motocromate, ci sono gli hot dogs, e via dicendo. Insomma, un inno agli anni 50 che, nella sua spensieratezza e nei suoi limiti, se vogliamo, fa molto leva sull'effetto nostalgia e che comunque è certamente uno dei film più visti di sempre. Perché anche in questo caso, quando, ogni volta che viene riproposto in televisione, fa sempre degli ascolti molto, molto alti, e oggi appunto c'è la possibilità di rivederlo al cinema, come ho detto prima, alle 18:45 e alle 21:15. E a questo punto Balliamo! vediamo la canzone con la frase incriminata, insomma, dai. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to the
summer nights. Well, 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 tell me more, tell me more. Did you get very far? Tell me more, tell me more. Like, does he have a car? She swam by me, she got a cramp. He ran by me, got my suit down. I saved her life, she nearly drowned. He showed up, splashing around. Summer sun, something's begun. But oh, the summer nights. Told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at seams. But Dario, ti leggo il messaggio di Stefano, sì, da Genova, che dice: Grease è uscito nel 78, la scena di Look at Me, I'm Sandra Dee fu girata il 16 agosto 77, giorno della morte di Elvis Presley. Così per dire, dice. Sì, no, ha ragione. No, mi sono sbagliato io. Sulla scena, quando era stata girata, sinceramente non lo so. Però il film, in effetti, in Italia è uscito il 30 agosto del 1978. I telespettatori sono attentissimi, Dario. Porca, non ce ne fa passare una, eh. Porca miseria, complimenti. Complimenti, mi sono sbagliato io. Mi ricordavo il 79, invece il 78. Sono andato a controllare e ha ragione. Sulla, è grave, sulla, da... Faccio grazie Stefano. Faccio ammenda. Grazie Stefano per seguirci con affetto, grazie Dario, ci vediamo domani. Ci vediamo domani, buona giornata.